If I hit the switch, I can make the ass pop. Stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Ehi là ragazzi, sono sempre io, il vostro Dicore25, ed eccoci qui per l'11° episodio di Assassin's Creed. Sono già qua fuori dalle botteghe di Leonardo per vedere cosa ha da dirmi, cosa devo fare. Vediamo. Ezio, sei ancora vivo? Ma guarda che posto! Gli ultimi 2 anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Cioè, sono passati 2 anni. Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ah, ne hai recuperata un'altra. Magnifico. Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassino. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Sì. Prendi. Chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo! Dobbiamo far pratica con le nuove pratiche, con le nuove abilità. Allora, 3 tecniche dobbiamo usare. Quella da sporgenza, quella dal covo di fieno e mi sa quella al volo, se non sbaglio, ragazzi. Ok, proviamo subito quella dal covo di fieno. Ok, e questa è classica, si fa da sempre. Poi andiamo a fare quell'altra, da una sporgenza. Questa è stata una bellissima novità introdotta in Assassin's Creed 2, quella da sporgenza. E ora facciamo l'ultima kill, quella da un posto alto. Ok ragazzi, che si poteva fare anche nell'1, solo che non tutti lo sapevano. Ok, dobbiamo tornare alla bottega di Leonardo. Siamo qui, Leonardo. Vediamo cosa c'è da dire. Ce l'ho fatta. Su, vieni. Guarda. Prendi, provala. Grazie, Leonardo. Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Ah. Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Ah, però Leonardo da Vinci era un bell'uomo, cioè, esteticamente. Per quanto io ne possa capire. Ok, dove devo andare? Quindi qua. Verso il mercato, diceva. Di là. Teoria e pratica in sincronia. Nobili prezzi per nobili articoli, armature. Nessuno ha mai flagellato dal punto la città con i suoi misfatti. È un cancro. Ah, seconda lama gelata abbiamo, ragazzi. Non ero accorto. Trova la volpe dalle parti del mercato vecchio, proviamo. Sarà di girare un bel po'. Guardate che meraviglia, questo è figo. Ah, l'ha già individuata. Cosa ha fatto con lui? Ha fatto parkour davanti a me, vabbè. Lasciamo perdere. Questo qua si guarda le scarpe. Eccolo, no, cos'è? Cosa?
La mia borsa, i miei soldi. Oh, i tuoi soldi! Io non li ho, i tuoi soldi! Torna qui! Come no? Ma beccato subito, ma che lato di merda sei? Non ho alcun interesse a farti. Non ero sui tetti. Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo qui. Con calma. Eccola. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamano in molti modi. Omicida, tagliagole, ladro. Ma tu puoi chiamarmi la Volpe. Al tuo servizio, messer auditore. Come conosci il mio nome? Sapere tutto di questa città è il mio lavoro. Non è per questo che sei qui? Invero, devo trovare un uomo. Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui. Chi? Francesco De Pazzi. In strada girano voci di una carovana appena giunta da Roma. Di un convegno segreto stasera al tramonto. Lì potrai apprendere qualcosa riguardo a Francesco. Sai forse dove si terrà? Ma certo. Fammi sapere quando sei pronto e ti ci porterò. Ah, sì. Ecco il tuo denaro. Ok ragazzi, abbiamo appena assistito a... cosa ha detto? Non ho capito. All'aiuto che ci vuole dare. Ma cosa vuoi? Ma vaffanculo. Questo qua devo parlare, eccolo, la Volpe. Parliamo. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Ah, nessun problema. Riesci a starmi dietro? Certo. Nessun problema. È un vecchietto lui. A Santa Maria Novella. È agile per essere un panzianotto. Mi stai sfidando con queste cagate? Dai, seriamente, Volpe, ma chi credi di avere a che fare? Eccomi qui, non c'è mica un problema, Gianna. Stiamo scherziamo, stiamo. Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Se tu mi fai fermare e fai la sessione video, io non ti posso star dietro, brutto stronzo. Ti danno pure il tempo perché credono che sia veramente rincoglionito. Ah, non me lo fanno neanche vedere, si allontana sempre più. Però i secondi non ho capito cosa stanno a conteggiare. Oh, si è schiantato. Il nostro buon Enzo si è schiantato. 60 metri ragazzi ce la possiamo fare, 60 passi quello che è. No, sono caduto. È stato visto qui attorno. Siate vigili. Speriamo di non fallire la missione. 20 secondi sono pochi. Devo prendere quel cavo lì. Vabbè, ma siamo arrivati, ragazzi. Eccoci, eccoci. Mi dispiace averlo fatto così, però vabbè. Ma cos'è un vecchio Ezio che... Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra. Bellissima. E spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Un culo alla balena. Ok, scendiamo. No, ci sono questi stronzi. Facciamo così, ragazzi. No, si può salire, spero. Sì. Dannati salti in bagno. Creature del diavolo tutti quanti. Così entriamo in questo borgo qua, perché sennò c'erano quelle guardie che rompevano i coglioni. Ok, interagiamo. Soliti caricamenti tra una sessione e l'altra. Ecco, quelli sono i brutti. I brutti sono quelli con l'armatura più potente. Me lo ricordo.
Incredibile che Assassin's Creed 2 fu il primo a introdurre due classi diverse di nemici. Eccoci qua nelle catacombe. Molto cata. Anche combe. Ok, accettiamo di infiltrarci in queste catacombe di Santa Maria Novella. Dove devo andare? Ah, devo salire di qua. No, saliamo di qua. Dove devo andare? No, non riesco a capire, ragazzi. Non ricordo assolutamente come si facesse. Non vorrei che... Vabbè, adesso vedo un po'. Sì, dice di andare là, ma non capisco come fare. Vabbè, ragazzi, non riesco a ricordarmi proprio come si fa. Cioè, dovrebbe essere intuitivo, semplice. Uno dice da fare così, non puoi sbagliare, ma io qua non vedo niente. Adesso, ragazzi, vedo io come fare, perché non voglio perdere troppo tempo e magari ci vediamo dopo. Mamma mia, ragazzi, che stupido, c'era la leva qua. Non l'avevo proprio notata, ero andato dritto per dritto sui muri e non l'avevo notata questa specie di leva. Vabbè, adesso, ragazzi, non c'è problema. Abbiamo attivato, abbiamo perso un po' di tempo, ma fa niente. Casomai poi lo taglio, così evito di farvi perdere tempo. Eccoci qui. Seppur in rovina, poi la chiesa è veramente bellissima. Al colpo d'occhio è una cosa fenomenale. Facciamo questo percorso a ostacoli, più che semplice, semplicissimo. Ok, siamo arrivati dove dovevamo andare. Attiviamo questa leva, stavolta l'abbiamo vista. Ok. Un'altra leva. Pieno di leve questa chiesa, ragazzi. Questo cos'è, una specie di sistema di ascensori? Non lo so. Sapete, non ricordo tutto, però. Oh, eccoci qui. Adesso entriamo nel vivo dell'azione. Ah, e mi posso buttare nel covone. Ecco perché l'hanno aperta. Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di scozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Ok, ragazzi. Ci hanno chiuso la porta dietro. Qua c'è tutto un metodo per aprire la porta. Vabbè, ma ragazzi, il video non sarà lunghissimo. Non decide di non tagliare e tenere integrale. Siamo circa 13 minuti, io vi saluto, ragazzi. Mi dispiace lasciarvi così con il pathos, con il desiderio di sapere cosa succederà, ma purtroppo l'episodio si allunga e non voglio allungarlo troppo, ma preferisco fare un episodio più corto e fare quello dopo. Quindi, ragazzi, per questo 11° episodio di Assassin's Creed è tutto. Abbiamo fatto poco, abbiamo appreso delle tecniche con Leonardo e abbiamo parlato con Messer la Volpe, che è molto rinomato tra i ladri, anzi è il capo dei ladri, se non sbaglio. Quindi mi dispiace della cortità, ci sta come parola, della cortità dell'episodio.
Però ragazzi, che dire, dedicare 25 tutto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi, condividete questo video, supportate la serie con tanti like e ci vediamo al prossimo video ragazzi, e good luck ragazzi, ciao ciao.